Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del nostro vlog. Oggi vi parleremo di un'opportunità che forse non tutti conoscono, ovvero la possibilità di provare gratis i nostri servizi prima di procedere con un effettivo acquisto, grazie ad il prodotto chiamato HostDev. Vi sarete sicuramente trovati nella situazione di dover cambiare un fornitore per un prodotto o un servizio che già utilizzate. Nel nostro mercato di riferimento, quello dell'hosting, quando un utente decide di cambiare provider lo fa per innumerevoli ragioni, ad esempio un prezzo più competitivo, un'assistenza migliore, di servizi vari o per esigenze particolari del progetto web. Nel momento in cui vi ritrovate a dover scegliere un nuovo hosting provider, sicuramente oltre ad effettuare delle ricerche sul web vi affiderete anche a dei suggerimenti dati da altri utenti che hanno già utilizzato dei fornitori di loro conoscenza, ma sarebbe molto utile poter provare i servizi prima di procedere con un effettivo acquisto. Testare i servizi gratuitamente vi permette sicuramente di testare la qualità del servizio, la rapidità e l'efficacia dell'assistenza e la qualità dell'infrastruttura. Per rispondere a questa specifica esigenza, in Host da sempre abbiamo deciso di dare questa opportunità ai nostri nuovi potenziali clienti con un servizio comunemente conosciuto come Try and Buy. Vediamo quindi in che modo potete provare gratuitamente tutti i nostri servizi, mettere alla prova il nostro servizio clienti e testare la qualità della nostra infrastruttura. Il servizio di prova si chiama HostDev ed è a tutti gli effetti uno spazio web gratuito che avete a disposizione dove potete testare esattamente le stesse caratteristiche dei profili di hosting a pagamento che offriamo. Attivare un HostDev è semplicissimo. Andate sul sito host.it, cliccate sul pulsante verde area clienti che trovate in alto a destra, cliccate su registrati se appunto non avete ancora creato un account sul nostro sito web e decidete quale tipo di account creare, se un account privato oppure un account azienda. Una volta creato l'account avrete accesso alla vostra area clienti e potrete appunto aggiungere un servizio selezionando HostDev. Scegliete poi il nome del vostro dominio di test, che sarà una cosa simile a vostro dominio dominio.sviluppo.host, quindi si tratta di un dominio di terzo livello. Procedete con l'acquisto, che sarà appunto a zero perché si tratta appunto di un servizio completamente gratuito, e una volta effettuato l'ordine del vostro HostDev avete la possibilità di gestirlo tramite il pannello di controllo. HostDev è un servizio che noi offriamo da sempre, ma di recente appunto abbiamo deciso di fare alcune modifiche. La più importante tra tutte è proprio la sua durata. Siamo passati da dare un servizio che durava 90 giorni ad un servizio che dura 180 giorni. Quindi avete a disposizione ben 6 mesi per testare la qualità del nostro servizio, mettere alla prova appunto la nostra assistenza sia tecnica che commerciale, e in questo tempo potete anche decidere di sviluppare per intero un vostro progetto web per poi passare direttamente a mettere il vostro sito online in produzione. Una volta testato il servizio potete poi utilizzare HostDev per sviluppare il vostro progetto e mettere online il vostro sito web. La comodità sta proprio nella semplicità del passaggio tra HostDev e il profilo di hosting scelto. Vediamo insieme quali sono i passaggi. Per prima cosa effettuate l'ordine del profilo di hosting scelto. Se inoltre avete bisogno di un'assistenza commerciale e non sapete quale profilo di hosting scegliere, potete tranquillamente contattare il nostro servizio clienti, che sarà a vostra disposizione per indicarvi qual è il profilo migliore per le vostre esigenze. Una volta effettuato l'ordine potrete poi contattare il servizio clienti tramite un ticket di assistenza tecnica e richiedere la migrazione dal vostro HostDev al profilo di hosting acquistato. Il servizio clienti si occuperà poi di effettuare la migrazione del vostro HostDev per permettervi di avere a disposizione il vostro sito pronto online. Una volta creato un account sul nostro sito, dalla vostra area clienti avete la possibilità di attivare illimitati profili HostDev per testare, sviluppare e realizzare i vostri progetti web. Siamo arrivati al termine di questa puntata dedicata a HostDev e a come potete utilizzare questo servizio per provare gratuitamente tutti i nostri servizi offerti. Nella prossima puntata vedremo invece quali altri vantaggi vi dà HostDev come laboratorio di sviluppo per realizzare e progettare appunto i siti web, soprattutto se realizzate dei progetti per i vostri clienti. Vi invito come sempre ad iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella per essere aggiornati quando pubblicheremo un nuovo contenuto. E adesso che lo sapete potete anche andare sul nostro sito, quindi vi invito a registrarvi su host.it, accedere all'area clienti e attivare un profilo HostDev per testare i nostri servizi. Inoltre, se avete dei feedback o volete suggerirci delle funzionalità da implementare nell'HostDev, saremo felici di prendere in considerazione tutte le vostre proposte e cercare anche di implementare delle nuove funzionalità sull'HostDev e anche sui nostri servizi di hosting. Grazie e al prossimo video!